Buongiorno per la rassegna stampa di Infofermo di oggi lunedì 9 novembre. Iniziamo dal quotidiano Il Messaggero, caso piscina, partono le denunce. La società sportiva Idor, ex gestore della piscina comunale, ha dato mandato all'avvocato Andrea Agostini di avviare azioni legali contro il direttore del servizio di igiene dell'area vasta 4, Giuseppe Ciarrocchi, e, come era già stato detto in passato, contro il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, sotto accusa. Le dichiarazioni sulla questione della piscina, la sua praticabilità e fruizione. Il secondo titolo è obbligato dal giudice a star lontano dalla moglie, non si potrà avvicinare alla moglie che aveva aggredito il 6 ottobre scorso nel cortile della scuola Ugo Betti. Così ha deciso il GIP del Tribunale di Fermo nei confronti di un campano, fino a ieri obbligato solo a presentarsi alla polizia. I richiedenti asilo lavorano gratis, sarà firmata a metà settimana la convenzione che permetterà a una quindicina di richiedenti asilo ospitate nelle strutture cittadine di lavorare negli uffici del Comune di Fermo. Passiamo al Corriere Adriatico, gli imprenditori a scuola di sicurezza, consigli utili per proteggere l'azienda dai malintenzionati e sulle nuove tecnologie disponibili. È questo uno dei titoli del Corriere Adriatico, nella pagina Fermo e Provincia. In pratica, sicurezza del territorio nelle aziende, misure di prevenzione e legalità sono alcuni degli argomenti trattati nell'incontro nato da una sinergia tra le forze dell'ordine, istituzioni, mondo dell'imprenditoria, avvocati, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Fermo, una domenica dedicata alle castagnate. Per rispettare il principio secondo cui ogni weekend in Piazza del Popolo è possibile trovare qualcosa da fare, ieri l'amministrazione comunale ha organizzato insieme alle associazioni del comune una grande castagnata. Poi ancora dal Corriere Adriatico, passeggiate relax sulla costa, lungomare preso d'assalto grazie alla domenica di sole, e c'è chi rimette il costume. Concludiamo questa rassegna con il resto del Carlino. Province, Ascoli insiste, altri decreti ingiuntivi, Perugini è tranquillo, è fermo a vantare i crediti e ci accorderemo. Mentre si smantellano le province in tutta Italia, Ascoli continua a litigare con Fermo per la divisione mai digerita politicamente e ora anche economicamente. Quando denaro provincia ne nascono due, le difficoltà possono essere tante e andare avanti per molto tempo. Per questo tra le due province del sud e delle Marche c'è ancora una storia a colpi di decreti ingiuntivi. E questo è il pezzo del resto del Carlino. È ancora rissa tra i clan che vendono fiori, spuntano coltelli e macete. Due feriti. Botte alla moglie, non può più avvicinarla. Ancora il terzo titolo dal Carlino. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi e vi diamo appuntamento a domani.